Sono finalmente con Giorgio Fontana, il mio omonimo, perché io e lui abbiamo una missione da loro, che è quella di... Giorgio fontanizzare il mondo. Esatto, e quindi cominciamo seriamente adesso. Finalmente. Giorgio Fontana è stato finalmente finalista del Premio Campino, che tra i cinque, nella cinquina dei cinque finalisti. Lui è finalista con un libro che è uscito da qualche mese e che si intitola Morte di un uomo felice, edito da Sellerio. Sellerio, è un altro editore molto importante. Come sei finito? La mia avventura con Sellerio è cominciata con il libro precedente a questo qui. In verità questo è legato in una sorta di dittico che era per legge superiore e io da qualche anno ho un agente letterario come molti scrittori e dopo un po' di riflessione abbiamo pensato che fosse il libro un romanzo molto adatto alla casa editrice palermitana, così gliel'abbiamo proposto, è piaciuto e per una volta tutto è bene quel che finisce bene, nel senso che poi la collaborazione è continuata anche con questo libro che a quanto pare sta andando bene. Questo libro è un romanzo. Sì. Un romanzo che ha una trama particolare. Sì, ha diciamo due trame che si rincorrono. Una è quella principale, è la storia di Giacomo Colnaghi, un magistrato che indaga su una cellula scissionista delle Brigate Rosse nel 1981 a Milano. È un profilo inventato. È un profilo inventato anche se si richiama, diciamo, idealmente a due figure come quelle di Guido Galli e Emilio Alessandrini. E la seconda storia invece, che è una storia che lui stesso ricostruisce e insegue durante il libro, è quella del padre che era stato un partigiano nel Saronnese, nella Saronno, che è la città dove sono nato io, invece appunto tra il 43 e il 44. Quindi tutto il libro è una sorta di dialogo a distanza tra padre e figlio e in questo trova un po' la sua specificità. Possiamo dire che è un romanzo tra generazioni? È anche un romanzo tra generazioni. E quello che è strano è che l'ha scritto poi una persona che non fa parte di nessuna delle due generazioni, ma di quella successiva ancora. Infatti io sono nato proprio nel 1981, che è l'anno in cui si svolge gran parte dell'azione e muore il mio protagonista. Quindi è forse in un certo senso un triplice dialogo tra generazioni. A te piacciono diciamo, le storie generazionali, non mi pare. No, no, in verità no, mi piacciono le storie. Piacciono le storie complicate, mi piacciono le storie dove i protagonisti, come i miei protagonisti, sono in una posizione di grande complessità, finiscono addirittura in qualche modo inguaiati dalla loro complessità, dalle contraddizioni che si portano dentro. Mi piacciono i rapporti fra generazioni, gli scontri anche fra generazioni. Non mi interessa per nulla raccontare la mia generazione nelle modi in cui magari viene raccontata, cioè spesso appiattendola su degli stilemi dei luoghi comuni, il precariato, tutte queste cose, discorsi importantissimi anche a livello sociologico, ma che io trovo poco interessanti narrativamente, almeno per ora, poi magari tra 2 anni cambio idea. Tu hai quanti libri scritti fino adesso? Dunque, questo è il sesto, ho Quindi scritto. sei già un vecchio. Sono molto vecchio, io sono molto vecchio dentro soprattutto, che è quello che mi contraddistingue al di là della mia età. E no, in verità, adesso scherzi a parte, mi sono fatto abbastanza il mazzo, ecco, mettiamola così, quello sì. Però è tutto un lavoro in progressione, cioè spero di continuare a scrivere, di scrivere sempre meglio. Io è l'unica cosa, l'unico mio obiettivo, ecco. Quando hai saputo che eri nella cinquina del Campiello, che è successo? Allora, è successo dunque, era il 31 maggio, era venerdì, io ero in ufficio, l'ho saputo un quarto d'ora prima di andare in pausa pranzo, una meno un quarto, stavo controllando il live tweet della finale del Campiello e con un foglietto tenevo il conteggio dei nomi per capire cosa sarebbe successo e quando ho capito di essere entrato sono rimasto un po' scioccato, cioè ero veramente molto emozionato, ecco, perché è una cosa che non mi aspettavo e che è una bella pacca sulla spalla. E poi niente, sono andato a pranzare e la giornata è continuata abbastanza normalmente.
Normalmente, veramente? Sì, ero molto su di giri, ecco. Però diciamo che non ho fatto il bagno nello spumante. Beh, quello lì lo farei quando l'avrei. Sì, 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 come no. E come ci si trova appunto a essere tra 5 finalisti insieme a dei nomi importanti? Beh, diciamo che... Tu sei giovane, eh? Sì, 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 un vecchio giovane. Ma diciamo che appunto andandoci... Con serenità, perché non, già essere arrivato in cinquina mi sembra un risultato incredibile, quindi non è che ho mire o ambizioni, e, ci vado con davvero con tranquillità, quello sì, forse dovrò imparare un po' a gestire anche gli aspetti di anche forse più mondani della cosa, con tutte queste presentazioni, tutte questi incontri a cui magari non sono abituato, però al di là di quello vado veramente, sai, quando uno va senza grosse aspettative cerca di divertirsi più che altro. Io spero soprattutto di divertirmi e di passare delle belle giornate, di fare degli incontri interessanti. Quindi ti senti un outsider? A modo mio, sì. Diciamo che la prendo davvero il più serenamente possibile, tutto qua. Che credo sia l'atteggiamento migliore anche per la mia sanità mentale, altrimenti uno... non ti sei ancora montato la testa? No, non... Per carattere credo, spero di non montarmela mai, perché rimango sempre un ragazzo di provincia, come mi piace dirlo a me. Infatti siamo in un posto a Milano, in una via Morgagni, che è un posto che ho scoperto perché cercavo un po' di frigerio, e siamo davanti a una pozzofila. Eh sì. È un posto dove ci sono persone anziane che giocano a bocce, si divertono tantissimo, prendono il fresco, esatto. Ed è una delle cose che invece che ti piace di dire. Sì, questi angoli popolari, anche in zone che inaspettate si aprono questi squarci di quartiere, di vita vissuta molto semplice, anche veramente molto popolare, che è un aspetto straordinario di Milano che ci vuole tempo per imparare a conoscere. Io dico sempre Milano è una città gelosa, è una città che richiede molta fatica anche per impararne la bellezza, impararne il fascino a volte molto ruvido, però se le dai tempo, se ti ci applichi, restituisce poi questa bellezza, che è una cosa che mi piace raccontare anche nei miei libri. Mi piace molto descrivere Milano, mi piace ambientarli a Milano, mi piace usare Milano come un protagonista e non solo come uno sfondo. Sono i posti migliori di Milano che hai ambientato nei libri? Beh, allora, dunque, nel precedente per legge superiore e in Babele 56 c'era la presenza preponderante via Padova, che è questa lunga via che parte da Piazzale Loreto e arriva fino alla periferia nord e oltre. È una via molto contraddittoria, ha avuto anche dei momenti difficili, è una via dove ancora oggi c'è piccola criminalità, spaccio, eccetera, però è anche una delle zone più vive, più... con tutte le sue contraddizioni, più interessanti e più ricche di futuro della Milano che sarà, della Milano che è tuttora. Quest'altro libro invece, le parti di Milano sono ambientate soprattutto in un'altra zona molto interessante, che è quella del Casoretto, che è sopra Lambrate, e poi ovviamente attorno al Palazzo di Giustizia, che essendo il protagonista un magistrato, come nel libro precedente, ritorna molto tutta quella zona. In generale mi piacciono molto appunto le zone semiperiferiche di Milano o le zone più a carattere ancora popolare, ecco. Diciamo che vado quasi mai in centro perché non me ne frega molto. Non sei un vecchio giovane del centro? No, ecco, quello no. Non sono neanche un giovane modaiolo, che no. E tu arrivi dalla provincia esattamente da... Io sono nato a Saronno, ma ho vissuto sempre a Caronno Pertusella, questo comune di adesso circa 15.000 abitanti, un comune industriale della provincia nord di Milano, in verità in provincia di Varese, ma è molto più vicino a Milano che a Varese, e che non ha quasi nulla da offrire, nel senso il tipico posto di palazzi, fabbriche, case, villette, che più che mezzo addormentato, da cui uno tende a scappare abbastanza presto. Ed è così che dopo un po' di peripezie, sono stato 6 mesi in Irlanda dopo la laurea a lavorare in un negozio di spedizioni postali, ho fatto un anno in Francia, ho fatto qualche tempo in Canada, sono tornato in Italia e mi sono trasferito a Milano, che era la scelta più ovvia anche perché ci ho studiato.
tu hai fatto filosofia. Filosofia, sì, da pendolare mi sono laureato in filosofia nel 2005 ormai, madonna, è passato un sacco di tempo, e in filosofia analitica, una tesi sulla metafisica contemporanea di stampo americano. No. Che cosa ti è rimasto della filosofia e della provincia in quello che scrivi? Della provincia non lo so, a parte questo libro che è ambientato per metà in quella provincia, e quello che mi è rimasto è il dialetto, ad esempio. Mi è piaciuto moltissimo impastare la narrazione di dialetto, del dialetto delle mie parti, che ho imparato perché poi crescendo a stretto contatto con i miei nonni che parlano quasi solo in dialetto, è stato una formazione interessante, e ci sono certe battute, certe espressioni che non rendono in italiano, inevitabili. Sei un po' gattiano? No, forse più mi piacerebbe se più testoriano, se dovessi dire un nome tutelare in questo senso. No, gaddano è proprio molto lontano dai miei standard. E mi è rimasto della filosofia tantissimo, mi è rimasto il culto per una lingua chiara, un'argomentazione pulita, cristallina, soprattutto questo quando scrivo non di narrativa ma anche poi di narrativa, il gusto per l'interrogazione, il dubbio, il dialogo, il gusto per l'analisi razionale dei problemi e un certo modo di sviscerarla, e anche una certa curiosità, ecco, che la filosofia credo ti insegna e ti insegna a tenere vivo. È per questo che si diceva prima, quello che tu, il tuo stile, il tuo modo di scrivere è selleriano? In parte credo di sì, in parte credo che sia anche grazie a questo andamento problematico, per così saggista, dire, anche un po' forse con influenze saggistiche, comunque sempre un po' problematico, sempre molto interrogativo, interlocutorio, credo che sia una cosa che magari si adagia bene in quel catalogo meraviglioso che è quello di Sellerio, in cui io mi accodo da buon ultimo e cerco di essere all'altezza dei nomi. La prima cosa che uno si chiede ragionando su questo tuo stile saggistico è: che ci fai in Italia? Non lo so, non è una domanda che io mi pongo, però sì, forse è un po' anomalo, ecco, nella nostra tradizione, però non so, è il mio stile, quindi forse sì, in questo magari risento più dell'influenza di narratori americani o anche mitteleuropei, però non saprei dire. E l'Irlanda invece, che è la nazione che ami di più, da quello che ho detto, non solo per la birra. No, in verità ci sono stato solo quei 6 mesi, poi non ci sono più tornato, mi sono trovato molto bene ed è stato un bellissimo periodo. In verità non credo abbia influenzato così tanto nella mia narrazione, nella mia vita di per sé, è stata più una parentesi. No, non sono un grande amante, non è nel mio pantheon, nel mio pantheon c'è un solo grande dio che è Kafka, e il resto sono tante piccole divinità minori, ma non Joyce, e quindi non saprei, credo sì, ma in verità mi è rimasta soprattutto la birra dell'Irlanda, forse. Quindi il prossimo libro sarà un libro su Kafka, sulla birra o sulla provincia lombarda? Il prossimo libro non so ancora, perché in questo momento, diciamo, ho più che altro bisogno di schiarirmi un po' la testa e riposare dal punto di vista narrativo. Molto probabilmente sarà ancora ambientato a Milano, però questo credo sia abbastanza sicuro, perché voglio continuare a raccontare questa città in altre maniere, ma ancora non metto le mani avanti, perché in questo momento voglio almeno far passare l'estate e anche un po' di autunno, ecco. Poi magari ci si rimette alla mola, però senza narrazioni di magistrati. No, quello basta, quello sono sicuro che ho dato, con 2 libri con protagonisti magistrati credo di avere esaurito tutte le mie curiosità al riguardo. Adesso sì, si torna a raccontare. Lascio questo materiale alla cronaca. Lascio il materiale alla cronaca e mi torno a occuparmi di qualcos'altro, non so ancora cosa, ma ho delle idee che sto accarezzando e col tempo. E se vincerà il campiello, che succede? Non lo so, non ci penso, quindi non lo so. Credo che innanzitutto berrò molto, non lo so, davvero non saprei, non ci penso veramente, ecco. In ogni caso, crepi, grazie mille. Grazie Giorgio Fontana. Grazie a te Giorgio.